Ciao, sono Maria Stella Taccone e faccio l'aiuto regia. Accolgo con grande piacere l'invito di Tiziano Panici e degli amici dell'Argot di parlare alla me stessa del futuro. E allora, ciao Stella, oggi è il 16 aprile del 2020 e siamo chiusi a casa a causa di una pandemia. Ormai è più di un mese. I teatri sono chiusi. E purtroppo non si sa quando riapriranno, perché sono state messe in atto una serie di misure per evitare il contagio, che sono incompatibili con il contatto tra gli attori sul palcoscenico e anche la vicinanza degli spettatori sulle poltrone. Spero che nel futuro in cui vivi si sia tornati a vivere il teatro come si faceva in passato. Non il passato che ricordo io, quello vicino a me, quello di febbraio, di gennaio, ma un passato più lontano, in cui c'era maggior rispetto per chi era sul palco e maggior interesse, in cui le sale erano sempre piene e non c'erano i telefonini a disturbare gli attori mentre facevano lo spettacolo. Spero che questo stop di questo periodo abbia fatto apprezzare agli spettatori il teatro e la sua bellezza, quel suo essere qui e ora e quelle emozioni che arrivano dal palco e quindi spero ne avrà maggior rispetto in futuro. Adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo inventarci un modo di fare teatro perché quando sarà finita l'emergenza di questa pandemia non sarà possibile fare teatro come lo conosciamo noi. Pensare a una sala come l'Argot, che io amo molto e che ho conosciuto nei primi anni 90 e che ho amato, per chi non la conosce, proprio perché che gli attori erano veramente vicini al pubblico, a meno di un metro. E quindi si poteva entrare nella scena. Sembrava di viverla dal vivo, spiandola dal buco della serratura. E allora mi chiedo, sale così piccole? Dovendo mantenere delle disposizioni di legge per evitare ulteriori contagi, come possono sopravvivere? E allora bisogna reinventarsi. Ho provato a fare un po' di brainstorming con me stessa, cara Stella, e ho pensato, e se si facesse un peep show teatrale? Ovvero, si potrebbe mettere un vetro o uno schermo di plexiglass tra il pubblico e l'attore e farlo spiare dal buco della serratura uno spettacolo che può essere ad hoc, nel senso dobbiamo ottimizzare anche gli incassi e quindi come aiutare un piccolo teatro? Si potrebbero fare spettacoli su appuntamento, ovvero un carnet di spettacoli. Meglio se con un attore solo, ovvero monologhi. Io prenoto la sala per massimo un tot di persone, come legge consente in quello spazio, ma posso anche vedermi uno spettacolo da solo. Pago una cifra stabilita dal teatro e mi godo uno spettacolo da sola. Un monologo dura un'ora. Nella stessa sera potremmo mettere più peep show. Quindi magari tre peep show da un'ora con attori diversi, fornendo un carnet che i clienti, agli spettatori, possono prenotare. Io prenoto lo spettacolo delle 7, siamo 4 persone. Io prenoto lo spettacolo delle 8, siamo 5 persone. Potrebbero essere dei monologhi oppure degli spettacoli che si compongono di vari monologhi e che insieme formano una struttura unica. Mi viene in mente uno spettacolo che vidi nei primi anni 90 al Vascello che si chiamava Le Confessioni di Manfré, che raccoglieva testi di vari autori e che si svolgeva facendo sedere gli spettatori su vari confessionali e gli attori giravano da un confessionale all'altro raccontando una storia, componendo appunto diciamo il racconto totale delle confessioni. O penso a spettacoli come Dignità autonome di prostituzione di Betta Cianchini e Luciano Melchionna, dove tante piccole storie vanno a costruire uno spettacolo più grande con un fil rouge che le unisce tutte. Diciamo un teatro su appuntamento. E perché no? Anche di pomeriggio.
fare uno spettacolo, dei racconti per bambini pomeridiani. Niente scenografia, tutto molto semplice. La parola, l'attore, il racconto, l'immaginazione e lo spettatore. Che ne pensate? Che ne pensi, Stella del futuro? Si può fare? In attesa di tornare al teatro, quello vero, questa è la mia suggestione. Un abbraccio agli amici dell'Argot e viva il teatro!